Ok, quindi mi stai dicendo che sparisco da YouTube da mesi e il primo video che pubblico di questo nuovo format è come trovare il senso della vita? Sì, ho detto, partiamo subito, difficile così. Tutti i video che seguiranno sempre di questo format, che adesso ti spiegherò, saranno teoricamente in discesa. Molte persone fanno video su YouTube con la lavagna dove esprimono i concetti che ci stanno, ma io non volevo darvi le spalle perché è indelicato. E invece un supporto come la lavagna o nel mio caso l'iPad serve al fatto che ormai abbiamo la soglia dell'attenzione di un pesce rosso e un ausilio visivo di questo tipo può aiutare a rimanere concentrati sul video e non skipparlo. Quindi iniziamo, tra l'altro così testo un po' la lavagna e voi subito testate il vostro bisogno di chiudere il video o andare avanti subito ai punti salienti. No, questa è anche una cosa che dobbiamo allenare, molto importante, perché si dice che noi, guardate che bellino che è questo, questo è un pesce rosso che guarda stranito e qui c'è un ricercatore che fa le sue ricerche con la lente. Ora voi immaginatevi il test per vedere qual è la soglia dell'attenzione di un pesce rosso. Io mi immagino il pesce che guarda il ricercatore guarda il pesce, ha un cronometro in mano, lo fa partire, si fissano per qualche secondo e poi il pesce annoiato se ne va via. E il ricercatore a quel punto preme e certifica che sono passati solo 7,5 secondi e quindi la soglia dell'attenzione di un pesce rosso è meno di 8 secondi e quella dell'essere umano oggi è ancora più bassa. Se infatti tu stai ancora vedendo questo video dopo solo questi secondi, già complimenti, il ricercatore con te sarebbe molto molto contento. Ma comunque, una serie di video che mi vedranno spiegare quelle che sono un pochino state le mie esperienze, le cose che ho trovato negli ultimi mesi appunto di assenza. Prima questo canale era composto da un sacco di video montati in cui ho fatto vedere come ho tirato su letteralmente da zero perché qui erano macerie. Questo spazio che è la zona coworking che comunica subito con la palestra di là, quindi la prima unione tra una palestra e un coworking, video molto lunghi da girare e ancora più lunghi da montare. Per ora questa cosa è in stand-by. Questo nuovo format di video mi sembra più interessante perché ho accumulato un po' di esperienze, ho scoperto un po' di cose e penso che possano essere utili alle persone. Alcune saranno magari un po' più pragmatiche per quanto riguarda il mondo dei freelance barra imprenditori o comunque chi ha una propria attività che porta avanti, ma oggi volevo partire così un po' più filosofico. E quindi partiamo dal primo punto. Quindi noi guardate cosa possiamo fare con questo magnifico tool, spostare tutto quanto sotto e per ora lasciarci un po' di spazio qui. Allora, le 500 cose in realtà, oltre che il titolo di questa sezione, è anche un bel libro, tra l'altro quadrato, quindi noi lo disegniamo quadrato con tutte le sue pagine. Oltre che quadrato, ma questo è un caso che sia il colore anche della mia attività, ma anche di queste note che avevo iniziato a colorare, è giallo questo libro e contiene appunto 500 cose della vita quotidiana che ci rendono felici. Facciamo degli esempi, tra l'altro è un libro che è disegnato così più o meno quasi come lo disegnerò ora io, cioè ci sono proprio omini stilizzati e l'importante è il concetto che passa. Quindi ad esempio una delle 500 cose che contiene è mangiarsi una pizza, che noi disegneremo così, nonostante abbia la fidanzata di Napoli che mi riprenderà perché non è proprio così. Mangiare una pizza. Quindi lo scriviamo perché è sempre soglia dell'attenzione. Dopo, non lo so, 4 settimane di dieta. Questa è una cosa che ci rende felice? Sì. Oppure un'altra cosa potrebbe essere svaccarci sulla poltrona, che noi disegneremo così. Ok, questa è la poltrona dove sono seduto ora io. E qui c'è un tizio bello seduto. Gambe su, braccia sui braccioli, bello felice. Ora sicuramente ho detto che era disegnato così, ma non così male, però l'idea è un po' questa, quindi lui se la ride, è sul divano, il divano indovinate com'è? È giallo. Ops, ho sbagliato tool. E questo potrei essere ora io, quindi svaccarsi sul divano dopo una giornata particolarmente difficile, ok?
Lo scriviamo. Quindi, libro assolutamente che consiglio perché voi sfogliandolo vi renderete conto che tutte queste cose contribuiscono a essere felici. Ora, io negli ultimi 6-7 mesi, appunto quelli di assenza da questo social, quindi da YouTube, mi sono dedicato a trovare un po' quelle che sono le mie di queste 500 cose, ma non intendo che mi sono messo lì a scrivere un elenco e quindi tipo ho scoperto che mi piace fischiettare mentre scendo le scale, cosa tra l'altro vera, ma che mi sono dedicato a notare maggiormente tutte quelle cose che mi fanno stare bene e che anche oggi mi permettono di fare un video rispetto a tutti i miei video precedenti, no? Li trovate forse ancora pubblicati dove avevo un sacco paura di parlare in camera perché non ero sicuro di chi ero io. Ma per essere sicuri di chi siamo, dobbiamo prenderci del tempo per noi stessi. Ed è appunto la parte 2 di questo video. Quindi esistono un sacco di cose che ci possono rendere felici. Infatti qui completiamo la frase perché vedete che ci sono queste righe anti-spoiler. Quindi che ci rendono felici. E ci dobbiamo noi dedicare a trovarli, perché alcune sono ovviamente molto globali, ma ne avremo sicuramente decine, se non centinaia, di cose personali che rendono felici solo noi. Ok? Quindi andiamo al punto 2, spostiamo quello che è il punto 3, ed è l'importanza delle, questa volta lo scrivo subito, nuove esperienze. Allora, come facciamo a trovare le 500 cose? Che comunque, come in quasi tutti i concetti, soprattutto anche legati al marketing dove ci sono dei numeri, ovviamente 500 è simbolico, così come la regola dell'80-20, dove no, il 20% delle cose che fai ti rendono l'80% dei risultati. Ovviamente non è matematica, potrebbe essere il 15, il 25, è solo un modo di dire che alcune piccole cose che fai generano tanto risultato e tutto il resto, volendo, sono perdite di tempo. Stessa cosa qui, non è che dobbiamo trovare 500 cose, potrebbero essere 50, sono già tante, così come se ci mettiamo a classificarle bene e dividerle anche un migliaio. Quindi, come trovare le nostre 500 simboliche, cose che ci rendono felici e che quindi poi ci aiuteranno a trovare il senso della vita facendo nuove esperienze, ma attenzione perché non intendo, e guardate qua che bell'ausilio che abbiamo della grafica, questo non so che continente sia e scusate se non è proprio un cerchio, ma questa è la nostra amata terra e quelli sono i continenti. Ora, sicuramente non intendo come nuove esperienze, come ogni tanto si legge sui giornali, della persona che ha trovato il senso della vita facendo il giro del mondo a piedi. Certo, peccato che io avrei delle cose tipo affitti di locali, affitti di casa e tante incombenze che non è che rendono così facile fare nuove esperienze, poi questo tipo di nuove esperienze. Poi, per carità, è sicuramente possibile, anzi a volte ci lasciamo vincolare, rimaniamo incatenati a dove siamo per una serie di cose che poi sono la nostra routine che a volte ci uccide, sicuramente, ma visto che questo vuole essere un video un po' più pragmatico, capiamo che nuove esperienze possiamo fare nel quotidiano. Quindi girare il mondo in barca a vela sicuramente è bello, serve forse un po' più organizzazione, ma nel quotidiano, se noi continuiamo a stare in quella che è la nostra famosa comfort zone, quindi anche qua un cerchio che rappresenta forse la terra, non lo so, se rimaniamo sempre dentro questo cerchio è difficile. Io ad esempio vi posso fare mio personale, appunto, una mia personale esperienza che ho fatto di recente è stata quella di spingermi ad andare sempre di più a determinati eventi dove magari si doveva fare un po' networking per vedere un po' cosa succedeva. Perché cosa succede quando c'è un nuovo evento? Che si va sempre in gruppo o perché si conosce già qualcuno,
ed è difficile andare lì da soli, perché cosa succede? Che non si sa cosa fare, quindi evento da solo, cosa faccio lì? Ok? E quindi, ad esempio, io sono andato, cancelliamo un po' di roba, anzi no, lasciamola. E spostiamo un po' sotto. Quindi, ad esempio, sono andato al evento dei giovani imprenditori. Ok, ora soffermiamoci un attimo, così ci tagliamo la testa al toro, come si suol dire su questo. Io ero un po' indeciso perché non sono più così giovane, visto che ormai conosco veramente ragazzi che a 17-18 anni hanno, non lo so, piccole agenzie viaggio organizzano viaggi nel mondo e quindi immaginavo fosse più una cosa così. In realtà poi se andiamo a pensare ai giovani imprenditori, se comunque si è fatto un percorso di studi magari ancora legato a un'università dove si esce intorno ai 22, 23, 24 anni, si inizia a fare un po' di esperienze e poi si apre un qualcosa di proprio, ecco che più o meno saremo sui 30 anni. Ora la specifica della Camera di Commercio di Milano è che fino a 42 anni si rientra in questa categoria e quindi io ovviamente mi ci sono ficcato. Ancora per qualche anno potrei rientrare, ma comunque vado a questo evento, quindi arrivo lì e ovviamente vedo gruppi di persone che già si conoscono, grandi 5, abbracci, e invece io lì da solo. Ora cosa faccio? Vado un po' nel locale dove c'erano bicchieri, bottiglie d'acqua, eccetera, inizio a versarmi un po' la mia acqua, sorseggio. Ogni tanto incrocio qualche sguardo di altri gruppi, faccio un sorrisino, finché noto altre persone col mio stesso sguardo. Quindi sguardo sfuggente e imbarazzo nello stare lì. In realtà da questa cosa ho scoperto, o meglio mi sono ricordato, che a me rende felice arrivare da altre persone che come me magari sono da sole, e a essere io il primo che attacca bottone. E quindi andavo lì e dicevo, ma tu sai per caso se inizia, non lo so, alle 18? O comunque qualsiasi frase introduttiva che potrebbe essere letteralmente qualsiasi frase, tipo l'acqua sai se la danno anche fredda? E da lì poi, ah ok, ma sei anche tu qui da solo, vero? No, perché? Bla bla bla, e poi si parlava di cosa si faceva, e poi io e lui già rappresentavamo un gruppetto, e quindi io a mia volta incrociavo lo sguardo di un altro da solo e dicevo all'altro, vieni che chiediamo a lui se sa anche qui frase a caso. Quindi ho scoperto da questa mia nuova esperienza forzata che in realtà una cosa che io già sapevo di me stesso, e cioè che mi piace mettere in connessione le persone. Io ho ancora oggi amici che poi alla fine si sono sposati e ultimamente hanno anche avuto figli, che si sono conosciuti perché uno era parte di gruppi di un gruppo di miei amici, altro gruppo di miei amici, ho detto usciamo tutti insieme, si sono conosciuti, sposati, figliato, eccetera. Quindi è una cosa che comunque a me già prima sapevo che rendeva felice e che quindi posso segnare nella mia lista delle 500 cose. E quindi io potrò aggiungere più, mettere in connessione le persone. Ok? Questo ha molto senso se anche pensiamo al fatto che comunque ho voluto aprire una palestra con coworking, proprio per il potere delle relazioni e il fatto che io non volevo più vedere persone isolate, e quindi andiamo un attimo a capo. Il mio ragionamento, ma vi giuro inconscio, è stato pandemia, questo è un punto di domanda, uguale isolamento. Uguale col rosso non mi piace, uguale creo realtà che ci connettono. Ok, ma io questo lo vedevo più come una risposta a un bisogno di mercato rispetto a una cosa che mi rendeva felice a livello personale. E invece, andando a voler riempire le 500 cose che mi rendono felice,
andando a sapere l'importanza di fare nuove esperienze, mi sono spinto a non andare con i soliti amici, colleghi, eccetera, ma da solo. Ho aggiunto una casella a questi 500 e la cosa mi ha reso più consapevole di quello che potrebbe essere anche una mia inclinazione lavorativa. E qua tutto torna a unirsi perché andiamo, scriviamolo con un colore diverso, andiamo a parlare di un concetto stra abusato che ho sbagliato a scrivere e che è l'ikigai. Ora, breve riepilogo per chi magari non l'ha mai sentito, noi andiamo a fare quattro cerchi, tra l'altro guardate questo trick, io lo disegno malissimo, sto fermo e diventa un cerchio fatto bene. Poi facciamo un altro cerchio qui, brutto ma bello, un altro cerchio qui, brutto ma bello e un ultimo cerchio qua. Ok, si è creata l'intersezione che volevo. Ora, il concetto dell'ikigai dice che, scriviamolo fuori così c'è spazio. Se tu trovi l'intersezione tra quello che ti piace, quindi tu devi trovare una cosa che ti piace, da cui la famosa frase non lavorerai mai un giorno della tua vita. Uniamo quello che il mercato, aspetta, l'ho scritto male, quello che serve al mercato, quindi al consumatore. Uniamolo a quello in cui sei bravo e uniamolo alla cosa più importante, che a volte in realtà manca, quello per cui puoi essere pagato. Ora analizziamoli brevemente, coloriamoli, così viene un disegnino bellino. Allora, quello che serve al mercato ovviamente è un qualcosa di cui le persone hanno bisogno, quindi o crei un nuovo bisogno o vai a risolvere un problema delle persone. Ma per queste cose tu magari puoi risolvere dei problemi bellissimi, ma nessuno ti darebbe mai un euro. Invece noi vogliamo che il mercato, o comunque più che il mercato, le persone, perché parliamo poi sempre di persone, sborsino effettivamente dei soldi. Abbiamo poi quello in cui sei bravo, anzi magari no, lasciamocelo un attimo in fondo perché se noi prima mettiamo quello che ti piace, quindi noi abbiamo un qualcosa sicuramente che ci piace, no? E qua torniamo alle cose che ci rendono felici, ma magari dopo meglio. Noi avremo quello che ti piace, quindi qualcosa che ci piace, ma dobbiamo anche essere bravi nel farlo, ok? Ora, si dice che le persone più felici e con appagamento sono quelle che hanno trovato questa specifica intersezione che noi andremo a fare viola. Qua vedete? Quando trovate quello che ha tutte queste caratteristiche, allora sarete appagati e avrete il senso della vita. Quindi facciamo degli esempi. Magari a una persona piace, non lo so, fare questi disegnetti, ma serve al mercato? Potrebbe servire perché va a mettere insieme appunto visivamente dei concetti che le persone non vogliono più studiare con le parole. Quello per cui puoi essere pagato, qualcuno pagherebbe per delle dispense così dei libri? Immagino di sì. Quello in cui sei bravo, andando a vedere la qualità del mondo qui in alto o della pizza, direi che forse non sono così bravo. E quindi alla fine non credo rispetti tutte queste caratteristiche. Invece prendiamo ad esempio il mio lavoro attuale, che è appunto aver aperto e portare avanti questa visione di connessioni tra persone e di allenamento, quindi movimento, che sono cose che mi rendevano felice da bambino perché ero in mezzo ad altri amici, giocavamo, ci muovevamo, correvamo, eravamo sudati, che è proprio il contrario del mondo di oggi in cui si è isolati, depressi, da soli, sedentari e quindi sicuramente non felici. Ad esempio, quindi nell'aver aperto questa cosa, a me piace tutto questo mondo che è quello dell'allenamento, dell'alimentazione, del sentirsi bene, di sentire un corpo forte, anche una mente che persegue un obiettivo, mi fa impazzire. Serve al mercato? Immagino proprio di sì, perché
oggi il mondo del fitness, del benessere, come ormai da anni, in realtà da sempre forse, in continua ascesa. Posso essere pagato per dare una soluzione che non ho visto in altre parti del mondo e che quindi ti permetta di lavorare e allenarti? Immagino proprio di sì, e infatti siamo pagati. E quello in cui sei bravo, adesso qua si parla anche poi di modestia, però secondo me abbiamo fatto molto bene nella comunicazione, nel far venire persone, nel poi fargli trovare una cosa che corrisponda alle proprie aspettative. Oggi qua sono nate amicizie. Sono persone che sono stracontente dei cambiamenti fisici, quindi ho unito un po' tutte quelle che sono state le mie conoscenze, quindi sì, modestia a parte mi sento bravo. Ora io ho trovato un po' quello che al momento, perché poi la vita delle persone cambia e quello che mi piace oggi potrebbe non piacermi più fra anni, quello che serve al mercato con l'intelligenza artificiale, tutti i cambiamenti sempre più veloci potrebbe cambiare. E quindi di conseguenza quello per cui puoi essere pagato può non più voler, cioè le persone possono non volerti più pagare perché magari ci sono tool online o altre cose gratuite. E quello in cui sei bravo puoi non rimanere aggiornato con tutti i cambiamenti del mondo e della società. Quindi io in questo momento l'ho trovato, ma andando a ritroso, se noi vogliamo trovare, andiamo a fare delle belle frecce rosse, se noi vogliamo trovare quello che ci piace, che è un po' secondo me l'appunto di partenza per andare a trovare poi il proprio Ikigai, allora dovrò, andiamo a fare una bella freccia qua, anche forzarmi di fare nuove esperienze, perché magari il mio bagaglio di cose che mi piacciono è abbastanza limitato o comunque non ho ancora trovato quella cosa che mi dà quella soddisfazione duratura e per fare nuove esperienze mi permetterà di, ops, ho sbagliato freccia, torniamo indietro, non skippate. Fare nuove esperienze mi aiuterà a trovare cose che ci rendono felici. E quindi questo era un po' il formato finale del video. Andiamocelo a vedere così ruotato che dovrebbe starci tutto, va che bello. Direi che è andata. Ora qualche taglio magari lo farò per velocizzare le parti in cui scrivo, ma sono riuscito a fare un intero video senza reali tagli, potrei veramente pubblicarlo così com'è one shot, ma magari vi risparmio alcune parti proprio di silenzio. Come ho fatto rispetto al mio inizio su YouTube dove leggevo una frase e skippavo, leggevo una frase, la ripetevo a video e poi facevo una serie di tagli, questo sarà perché ho imparato a conoscermi sempre di più, ora mi sento veramente inserito in quella che è una bolla di cose che mi rendono felici e di appagatezza e di senso della vita, quindi non ho veramente più problemi a espormi, parlare, ognuno può pensare quello che vuole, io so quello che mi rende felice e spero questo video ti sia piaciuto, commenta con l'emoji di una banana se sei arrivato fino a qui senza skippare poi chissà quanto, complimenti perché vuol dire che tra te il pesce rosso hai per oggi vinto tu. Se ti piace questo tipo di video con la lavagnetta, l'iPad, fammelo sapere, in modo che ne sfornerò tantissimi altri. Spoiler, ne avrò pubblicato massimo un altro dopo questo, chi lo sa. Noi ci vediamo appunto in un prossimo video e mi raccomando, vai a fare esperienze, compila la tua lista delle cose che ti rendono felici e quindi trova il tuo Ikigai.